Buongiorno a tutti, anche al cagnolino, e grazie di essere qui. Mi emoziona parecchio vedere tanta gente, ma spero di vincere questa emozione anche se c'è un aspetto contraddittorio in quello che vado a fare. Anche se usando l'espressione vado a fare, sto usando una formula tipica dei chef televisivi. E quindi la contraddizione, come vedete, si manifesta fin dalla prima frase che pronuncio, e cioè quello di muovere una guerra alle parole usando delle parole. Quindi non riuscendo a uscire da questa specie di circolo vizioso, che è quello che però vorrei insieme a voi oggi affrontare, cioè questa trappola, questo vizio, questo peccato, questo automatismo che ha molto a che fare con la nostra lingua, con la nostra cultura, col paese in cui viviamo, ma è in generale affligge l'uso che facciamo del linguaggio. E per linguaggio non intendo solo quello verbale, intendo anche i nostri modi, costumi, abitudini, cioè quello di temere di non essere sufficientemente significativi, eloquenti, convincenti, se non ricorriamo all'enfasi. Cioè, ho notato, soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi tempi, il timore in tutti noi di non riuscire a significare abbastanza, a dire abbastanza di noi stessi o della realtà, se non adoperando formule eccessive, iperboliche, pompate, gonfiate. Qualcuno potrebbe pensare che io voglia accusare di questo vizio alcune categorie che effettivamente usano il linguaggio retorico in maniera sovrabbondante. Possono essere i politici, possono essere i giornalisti, possono essere gli scrittori, possono essere tutte le categorie di questa che non so perché venga tanto mitizzata società civile. Non so perché si contrappone sempre una specie di società civile buona a invece istituzioni, lo Stato come invece pericolante, cattivo, repressivo. La società civile e lo Stato credo che si guardino l'un l'altro, così come la famiglia guarda la società civile. Sono anelli concentrici della nostra vita e uno si riflette nell'altro. Quindi questo abuso del linguaggio che io stamattina vorrei provare ad affrontare insieme a voi mi sembra caratterizzare tutto il nostro mondo. Mi servirò di alcuni esempi secondo me eloquenti, esemplari, vedete che sì, è anche la scarsa lucidità della domenica mattina e della vita appiattita degli ultimi tempi. Mi servirò comunque di questi esempi perché penso che dicano da soli, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quello di cui cerco di parlare. Porterò subito due esempi che riguardano la città in cui vivo, che è Roma, dove sono anche nato, e sono delle iniziative di tipo urbanistico-politico. Una è il cosiddetto Ponte della Musica, costruito una quindicina di anni fa a Roma. Roma è una città che ha un grande difetto di ponti, perché per traversarne uno, siccome sono quasi tutti a senso unico, bisogna andare a quello dopo, che normalmente sta 1, 2, 3 chilometri più in là, e poi rifare tutto il giro del Lungotevere con tutti gli automobilisti incazzati che suonano. E vabbè, allora dice, fanno un nuovo ponte, fantastico, però il Ponte della Musica non collega nulla con nulla, perché da una parte c'è lo Stadio Olimpico, dall'altra parte c'è un quartiere che non ha particolare bisogno di essere raggiunto. Ma perché viene costruito questo ponte, che fra l'altro non è transitabile alle macchine, per chiamarlo Ponte della Musica? Cioè, quello che conta è il nome. Perché poi dice, ma cosa c'entra la musica? Perché
a un chilometro di distanza c'è l'auditorium. Sì, vabbè, ma il collegamento mi sembra pretestuoso, non importa, l'importante è il nome che viene dato. Questo è una cosa che risale a qualche tempo fa con una certa amministrazione politica. Tre anni fa, nel 2018, viene fatto il Parco della Giustizia in una zona periferica di Roma che aveva necessità di avere un parco, non c'è dubbio, era proprio un'ottima idea, naturalmente ammantata da questa necessità di intitolarla alle vittime che hanno sacrificato la loro vita nel nome della giustizia, dunque magistrati, poliziotti, altre persone che hanno perso la vita compiendo il loro dovere di rappresentare, difendere la giustizia presso i cittadini. Naturalmente Falcone, Borsellino e i nomi che ben conosciamo. Vengono piantate, credo, 93 querce. Viene inaugurata dall'allora ministro della giustizia e dal sindaco di Roma nel, credo, novembre del 2018. Nell'agosto del 2019 le 93 querce erano tutte morte, perché oltre che piantarle e battezzarle e inaugurarle, uno avrebbe anche dovuto irrigarle, potarle, curarle, ma questo non è stato fatto. Quindi soli 8 mesi dopo l'inaugurazione occorre fare la riqualificazione del Parco della Giustizia, spesa 250.000 euro, di una cosa inaugurata 8 mesi prima. A oggi le querce sono di nuovo morte tutte, perché di nuovo non è dopo la riqualificazione il Parco della Giustizia è morto. Allora, questi due esempi, che sono esempi appunto, potrebbero riguardare la sfera politica, diciamo così, sono però sintomatici del fatto che la cosa importante anche in quel caso era il nome, dare il nome, poter proclamare Roma non si arrende alla criminalità, cioè un aspetto, come dire, puramente verbale. Infatti vorrei subito dire che quella che sembrerebbe essere la mia una particolare richiesta di cura del linguaggio, cioè prendiamoci cura delle parole che usiamo, che leggiamo, in realtà muove da una grande diffidenza verso il linguaggio, cioè muove dal fatto che il linguaggio è per sua natura ingannevole e se noi proviamo a riformare esclusivamente il linguaggio, poi la realtà resterà intoccata. Cioè, io temo molto che anche insistere troppo sulle parole, sul linguaggio, poi finisca per creare una sorta di esorcismo verbale per cui noi pensiamo di aver risolto un problema perché lo abbiamo risolto a livello linguistico. Allora, se non chiamiamo più gli spazzini, li chiamiamo operatori ecologici, ecco che, come dire, abbiamo risolto in questo modo eufemistico il problema dell'immondizia per strada. No, l'immondizia rimane lì, non si chiameranno più spazzini, si chiamano operatori ecologici, ma la sostanza del problema non è stata minimamente toccata. Penso per esempio al molto parlare, giustissimo, che si fa del cosiddetto femminicidio, ma io comincio a temere che il parlarne e il non operare sul piano pratico, cioè io penso che è una questione di polizia, non è una questione di atteggiamento verbale verso il problema, allora è come se andasse a costituire una sorta di buona coscienza linguistica, cioè ci si spende sul piano linguistico e verbale e intanto il male continua a proliferare nel campo non verbale, cioè nel campo della pratica. Dunque, nei confronti del linguaggio, non so, una certa diffidenza occorrerebbe averla proprio a priori, come modalità, cioè non fidarsi delle parole, non fidarsi delle dichiarazioni, degli slogan, non credere. Ecco, io sono sempre più dubbioso sul fatto che credere sia qualcosa di in sé di positivo. Andrebbe vagliato, andrebbe scrutinato, andrebbe setacciato ciò che noi ascoltiamo, leggiamo, vediamo, alla luce di un'intelligenza critica che può anche essere spietata, sgradevole, ma io trovo che sia necessaria. Invece, che cosa succede? Succede che noi ci accendiamo con le parole, che noi reagiamo
in modo emotivo che molto spesso ci inganna, è ingannevole. È una strada molto pericolosa questa dell'essere accesi da qualcosa che può rivelarsi ingannevole. Penso soltanto a un termine molto caro a tutti noi, credo, che è il nome del nostro, della nostra nazione, del nostro paese, cioè Italia. Se penso all'uso che viene fatto di questa parola oggi in Italia, devo dire la verità, provo sgomento. Penso soltanto allo sfruttamento fatto negli ultimi 20 anni di questo nome per fondare dei partiti politici. Ho fatto una cronologia perché non ricordavo bene l'ordine, però Forza Italia, Italia dei Valori, Fratelli d'Italia, Italia Viva, adesso pare che ci sia anche Coraggio Italia. Allora questo nome, che adesso non vorrei essere retorico a mia volta, insomma io considero santo, sacro, francamente vederlo, ci dovrebbe essere un copyright, insomma, per poterlo utilizzare, perché non credo che chiunque possa appropriarsene così facilmente, no? Anche perché è un nome impegnativo che riguarda in grande misura un passato in parte glorioso, in parte imbarazzante, una storia, una lingua, una cultura così vaste che vederlo, diciamo così, raffigurato e sfruttato in questo modo un po' molto mi addolora. E un po' anche la cosa che mi addolora è un altro tipo di usanza, è vedere il tricolore, anche quello, insomma, a mio parere vilipeso nel momento in cui viene utilizzato per farci le mascherine. Cioè, la mascherina è un oggetto piuttosto disgustoso dentro il quale uno sputazza dalla mattina alla sera, quindi quando vedo uno con la mascherina tricolore dico: ma tu stai sputando sul tricolore, non lo stai onorando. Cioè, se io mi faccio delle mutande tricolore non credo di stare esaltando, di essere patriottico, insomma, no? Cioè, la bandiera dovrebbe sventolare sui pennoni, non farsene un pigiama o delle mutande o qualche cosa con cui uno si pulisce la bocca, insomma, no? Se no ci si fa anche la carta igienica, e anche quello non credo che sia patriottismo. Visto che il tema di questi incontri è il tema dell'origine, da dove nasce questo? Da dove nasce per esempio il fatto di avere, e qui passo diciamo dall'ambiente, dal dominio della politica a quello del giornalismo, dell'informazione, che direi forse è l'ambito della nostra vita quotidiana che è più, diciamo, dove ciascuno di noi può riscontrare più spesso l'uso molto abbondante, sovrabbondante della retorica. Faccio un solo esempio, non lo prendete come una critica a una particolare testata, ma come un tipo di atteggiamento verso la comunicazione e l'informazione che è tipicamente italiano. E fra l'altro, a proposito di un argomento che nell'ultimo mese è tornato prepotentemente alla ribalta in maniera drammatica, cioè quella dell'Afghanistan, ricordo di circa 3 mesi fa una notizia riguardante un attentato particolarmente grave e sanguinoso avvenuto a Kabul, dove fu messa una bomba davanti a una scuola femminile e morì un centinaio di persone, tra cui 50 o 60 ragazze che frequentavano questa scuola. Ricordo allora di aver cercato questa notizia, avendone visto un titolo, di averla cercato su dei siti anglosassoni, la BBC, la CNN e poi sui giornali italiani, e il resoconto che veniva dato dalla CNN era appunto scoppiato un ordigno esplosivo a Kabul davanti a una scuola nel quartiere X, frequentato soprattutto da persone di etnia Hazara, e nel turno che spettava le ragazze, quindi facendo vittime soprattutto. E c'era una nota informativa su questo avvenimento drammatico. Poi sono andato su Repubblica e l'articolo di Repubblica cominciava così: in Afghanistan è vietato sognare.
E lì mi ha subito preso lo sconforto, perché ho detto, ma vietato sognare è una fiction di Rai 1, non è un info, cioè dov'è la notizia? Poi in effetti dopo altre due o tre frasi di questo tipo patetico, diciamo così, empatico, patetico, poi c'era la notizia. Allora dico, ma perché il nostro giornalismo, il nostro tipo di formazione punta così tanto su questo elemento, diciamo, il commento prima dell'informazione? Vabbè, tralascio il TG1 perché tutti noi possiamo verificare lo stile con cui vengono date le notizie. Esplode una casa perché una bombola esplosa e intervistano le persone per strada che dicono, oh, ho sentito un botto, una paura. Dici, ma questo è, cioè, per dare il pathos, no? del non, però che cosa è successo? Beh, quello non importa, boh, chi lo sa. Cioè, perché così forte questo elemento, diciamo, che tende a impressionare, a blandire, a emozionare, a minacciare, a divertire, piuttosto che a farmi sapere cosa è accaduto, a informare? Io penso che questo riposi proprio nell'origine della nostra lingua. Noi siamo gli utenti di una lingua che è nata, è incredibile dirlo perché penso sia l'unico caso al mondo, io non sono un linguista ma non ho mai saputo di altre lingue che sono nate e poi sono arrivate alla letteratura, magari dopo qualche secolo, penso per esempio alla cultura latina, no? Che prima di sfornare dei poeti, degli scrittori ci ha messo 4, 5, 6 secoli, prima è stata usata e poi piano piano è arrivata a Virgilio. Noi invece abbiamo fatto esattamente il percorso opposto, abbiamo cominciato col nostro Virgilio e poi siamo scesi fino a noi di oggi. Quindi abbiamo cominciato, infatti avevo letto qualche parte della letteratura italiana, è interessante perché è un bambino nato grande, cioè è nato già come se fosse adulto e ha cominciato a rimbambirsi nei secoli, quindi adesso siamo dei fanciullini, ma abbiamo cominciato. E questo fatto di avere un'origine letteraria della nostra lingua, quindi un'origine nobilissima, se vogliamo troppo nobile per gli usi quotidiani, ha fatto sì che poi nelle pratiche, invece di carattere più terrestre, terreno, informativo, per esempio, sia rimasta quella radice retorica. Laddove però naturalmente le figure retoriche, se io le leggo in Dante, le accetto, sono meravigliose. Penso soltanto al muovasi la capraia e la gorgona, cioè l'invettiva contro Pisa, l'idea che due isole si stacchino dall'arcipelago toscano galleggiando e arrivino a tappare la foce dell'Arno per annegare tutti i pisani. Meraviglioso, terrificante. Però che questa stessa retorica venga usata da Scanzi, non lo sopporto, è una condanna sentirla. Non... Uso il nome che ho appena fatto sempre in chiave esclusivamente esemplare, non perché ce l'abbia particolarmente con uno che dice gli italiani dovrebbero ringraziarmi, cioè... che è la figura appunto della prosopopea, per cui se ai serva Italia oppure Italia mia, benché il parlar sia indarno, lo trovo meraviglioso che qualcuno dica 60 milioni di italiani vogliono che io faccia questo, no, però l'origine è quella lì, quindi in un certo senso è anche difficile demistificarla, perché in effetti è un'origine alta, nobile, meravigliosa. Quindi come riproverare qualcuno che fa la parodia del nostro grande passato? Questo purtroppo atterra però in usanze, dice il Petrarca, usanze pessime e antiche del ver sempre nemiche. E purtroppo proprio più è antica un'usanza, più poi diventa terribile, diventa difficile poterla smascherare.
Questo però, appunto, come cercavo di dire prima, fa sì che il nostro giornalismo non abbia come vocazione, come missione, quella dell'informazione, ma piuttosto quella della persuasione, della convinzione. Cioè il lettore va scaldato, fatto indignare, deve poter confermare le idee che ha, perché è molto interessante questo fatto che la stampa italiana sia quasi tutta una stampa non indipendente, perché appunto la sua vocazione è quella di confermare il lettore nelle idee che già ha, non in quello eventualmente di metterle in dubbio o smentirle con l'informazione. L'informazione è sempre molto molto imprevedibile, perché potrebbe dimostrare che quello che tu pensi non sia giusto. Al contrario, quasi tutti i giornali italiani tendono a confermare ai loro lettori quello che loro già pensano, a fornire argomenti perché venga confermato ciò di cui già sono convinti. Infatti è la ragione per cui io non seguo più personalmente i dibattiti, i talk show televisivi, perché quando vedo chi c'è in studio o in collegamento, io potrei già clonare il ragionamento, le parole che verranno dette. È già assolutamente scontato dalle posizioni di partenza quello che verrà detto. Questo ripeto perché il giornalismo italiano ha questa vocazione che ha un'origine appunto letteraria, religiosa, ideologica e non comunicativa, non informativa. Non è un caso che molti che vengono considerati dei grandi giornalisti sono in sostanza dei commentatori. Non è che fanno delle inchieste o dei reportage, ma commentano ciò che già tutti sanno, e normalmente dando al lettore la sensazione di essere nel giusto. Questa è l'altra nostra grande, purtroppo, vizio. Io mi ci metto a pieno titolo, cioè l'essere convinti di avere ragione, di essere nel giusto, di giustificarsi. E il giornalismo sembrerebbe dire a chi legge un giornale o che ha ragione a pensarla come la pensa. Nulla deve smentire ciò che già è stato pensato, già è stato saputo, già è stato detto. Ragionando su questo tema della retorica, ho constatato un fatto che viene tanto più usata da due categorie che appartengono, a lati opposti della società, cioè abusa dell'enfasi a chi si ritiene inascoltato, cioè chi pensa che la sua voce non viene ascoltata da nessuno e dunque deve forzare i toni, deve spingere sul pedale, deve per esempio insultare, deve per esempio aggredire, proprio perché altrimenti la mia voce non sarà ascoltata. È un po' quella che fu anni fa l'ideologia del una bomber, cioè siccome il mio messaggio non arriva a nessuno, allora per farlo arrivare dovrò far saltare per aria qualcuno. Quindi l'inascoltato. Dall'altra parte il troppo ascoltato, cioè quello che ha 2-3 milioni di followers, che pensa che a questo punto può dire tutto perché ha dietro di sé molto ascolto. Quindi queste due categorie che sono simmetriche e opposte tra loro, poi sono quelli che abusano di più di questa dell'enfasi nel comunicare. E poi un altro interessante paradosso che ho riscontrato è che succede che talvolta i leader siano meno enfatici dei loro seguaci. L'ho riscontrato leggendo negli ultimi anni tanti libri sul fascismo, su Mussolini. Alla fine, paradossalmente, Mussolini è meno retorico dei suoi gerarchi. È più asciutto, strano a dirsi, ma Berlusconi era meno retorico dei berlusconiani, dei suoi
A parte che Berlusconi ormai sta diventando una specie di vecchio saggio, una specie di Confucio del, con la vecchiaia. No, devo dire, lo dico con sorpresa, insomma, forse sta subentrando la famosa moderazione che non riscontravo affatto nei suoi discorsi di 20 anni fa. Altro paradosso, scusate se la mia mente lavora così un po' a caso, ma interessante come a essere affascinati dall'estremismo verbale siano i moderati in Italia, cioè quella categoria piuttosto imprecisa, insomma, che molto spesso viene evocata, che secondo me in Italia non esiste affatto, ma insomma, se mai esistessero i moderati, sono proprio i moderati che si fanno affascinare, abbindolare dai non moderati. Questo sarebbe un lungo discorso, io ho provato a farlo in parte in libri che ho scritto, insomma, su questa strana versione della borghesia italiana, insomma, che uno pensa sempre dovrebbe essere la classe prudente, saggia, sparagnina, risparmiatrice. Invece io ho trovato sempre la borghesia italiana, al contrario, pronta a lanciarsi in qualsiasi, ad aderire a qualsiasi movimento invece radicale. Cioè, è incredibile la strana forma di conservatorismo, radicalismo della borghesia italiana, come facilmente abbia abbracciato ideologie che predicavano esattamente il contrario di quello che si pensa essere la sua radice, cioè il quieto vivere. Quante volte gli amanti del quieto vivere finiscono per tifare per dei capipopolo che invece promettono sconquassi. Questo si può riscontrare proprio negli ultimissimi tempi, solo in questo vorrei soffermarmi sull'epoca specifica che stiamo vivendo da un anno e mezzo o quasi o di più ormai fino adesso, e cioè questa forma di fanatismo che sta approfittando, diciamo, dell'attualità per lanciare i suoi appelli, i suoi strali. Cioè, ho scoperto proprio di recente un libro molto interessante, consiglio a tutti, una conferenza in realtà molto breve di Richard Hofstadter, Lo stile paranoide della politica americana, che uno potrebbe dire è stato scritto l'altro ieri, no, è stato scritto nel 1952 e passa in rassegna tutta la tendenza tipicamente americana, ma dice lo stesso Hofstadter che può essere, diciamo così, riscontrabile in altri paesi, anche in Europa, di vedere l'idea di essere minacciati da complotti globali, mondiali, che una volta si debbono alla massoneria, un'altra volta si debbono agli ebrei, un'altra volta ancora alle case farmaceutiche o poteri occulti. È una tendenza che nella cultura americana risale al 700, all'800, incarnata soprattutto da questi predicatori, no? questi profeti, diciamo, che si considerano voci clamanti nel deserto, che avvisano il mondo che sta avvenendo un grande complotto. È interessante come la distinzione che fa Hofstadter tra il paranoico nel senso clinico del termine, che è convinto che il complotto sia contro di lui, e invece il paranoide sociale, che è convinto che il complotto sia contro il suo gruppo, la sua classe, la sua nazione. Però lo stile è il medesimo, e adesso abbiamo visto negli ultimi tempi come questo abbia approfittato, diciamo così, della questione dei vaccini, per esempio, no? Per manifestarsi in maniera molto radicale, molto, molto violenta, fino a quello che io trovo forse il più osceno uso di un'immagine che sia stato fatto negli ultimi mesi, e cioè il paragone tra quelli che non sono vaccinati e gli ebrei deportati. L'uso della stella di David come contrassegno di coloro che rifiutano
di essere vaccinati come segno di marginazione, di discriminazione, quando non pensavo si potesse arrivare a questo. Fra l'altro, con l'ennesimo paradosso di vedere alcuni di questi che esponevano questo simbolo appartenenti a gruppi nazisti. Quindi dicevo, ma è possibile che siamo arrivati a questa specie di cortocircuito, no? Per cui a rivendicare la libertà siano persone illiberali e a indossare un segno di discriminazione siano coloro che praticano l'ideologia della discriminazione. E tutto questo perché non possono andare al ristorante. Quindi, francamente, io vorrei restare neutrale nei miei discorsi, ma ho scoperto che proprio non ci riesco, è più forte di me. Sono decenni che cerco con esercizi zen, con la meditazione, col distacco, leggendo la Bhagavad Gita e tutto quanto, ma evidentemente è nel mio carattere. Il carattere è un'altra cosa che è molto difficile vincere. Altra cosa che riguarda questo tema dell'abuso del linguaggio che mi colpisce molto, non so se l'avete riscontrato anche voi, molto frequente questo soprattutto nei social. Io non ho i social, mi faccio sempre riferire da altri quello che vi avviene. Non ho i social per una semplice ragione, perché la mia mente è già abbastanza infestata e quindi sarebbe per me intollerabile poterla sovraccaricare ancora di stimoli o di sollecitazioni, però ogni tanto mi vengono riferite da altri quello che ci passa dentro. E un fenomeno interessante che riguarda appunto l'irresponsabilità dell'uso del linguaggio è quello del chiedere scusa. Molto spesso tu leggi una cosa terrificante detta o scritta da qualcuno che poi subito dopo si scusa se ha offeso qualcuno. Cioè, uno scrive che Liliana Segre deve andare nei forni e poi dice: ah no, ma non volevo offendere nessuno. Questo a poca distanza. Questo dico, ma scusa, ma Non potevi pensarci prima, non potevi un istante prima di scribacchiare, pensare che effettivamente qualcuno potrebbe offendersi. Ma evidentemente c'è questa apoteosi, dell'idea della libertà, di essere liberi, no? E forse la piaga, diciamo, più terribile degli ultimi tempi è questo appello a una libertà estrema dell'individuo, che deve essere libero di poter dire o fare quello che vuole. C'è un bellissimo saggio, vi do qualche piccola dritta bibliografica perché cose che mi hanno colpito, quindi che mi piace trasmettere a qualcun altro. C'è un bellissimo saggio del filosofo Rocco Ronchi su questo tema della libertà. Si trova su Doppio Zero, se volete andarvelo a cercare, proprio che esamina la genealogia di questo principio della libertà nel mondo moderno, che arriva all'affermazione che l'individuo fa di non essere assoggettato a nessun criterio oggettivo, fondamentalmente di non essere assoggettato nemmeno alla verità. Cioè, è una specie di battaglia tra libertà e verità. Cioè, la verità è per sua natura obbligante e noi non vogliamo avere obblighi nemmeno nei confronti della verità. Quindi, se voglio dire che la terra è piatta, ho il diritto di farlo. Anche qui abbiamo delle nobilissime ascendenze di questo atteggiamento, e per esempio Ronchi lo riscontra nelle famose Memorie del sottosuolo di Dostoevskij, dove Dostoevskij dice: sì, 2 più 2 fa 4, ma io voglio poter dire che 2 più 2 fa 5. Non voglio essere vincolato alla piatta oggettività della matematica. E questo è, se ci pensate bene, proprio quello che sta accadendo adesso, no? Cioè, che in maniera massiccia, cioè che non ci si vuole piegare ai dati. I dati non importa, l'individuo deve essere superiore
ai dati. Un'altra pericolosa tendenza, questa molto diffusa, è la sensazione che questa retorica, questa enfasi, corrispondano a dei veri sentimenti, che corrispondano addirittura alla poesia, che siano, diciamo, è quella che Freud chiama la falsa profondità, con una bellissima e geniale invenzione, cioè l'idea che qualche cosa di enfatico sia in realtà più vero, proprio perché apparentemente pieno, gonfio di passione, di sentimenti. C'è un grandissimo equivoco che circola e che è difficile a cui controbattere, che è quella che l'idea che ci voglia della passione, come se la passione sia in sé una garanzia che ciò che si fa è una cosa buona, ma tu ci metti della passione. Allora io penso che non sia così, che bisogna vedere che cosa poi si fa con passione, non soltanto il fatto che lo si faccia o meno con passione. Anche quelli che si fanno saltare in aria con le bombe, con le cinture esplosive, sono pieni di passione, sono piene di valori, anche altra parola, no? Che andrebbe sottoposta a un vaglio molto attento. Quali sono questi valori? Prima di sapere se ci credi con passione, vorrei sapere quali sono, che cosa farai con questa passione. C'è un bellissimo verso di Yeats che io ricordo spesso, che dice che ci sono epoche in cui i buoni non hanno alcuna certezza, mentre i cattivi sono pieni di passionale intensità. E questo è una specie di, no, messa in guardia dall'idea che essere, come dire, pieni di passione sia poi una garanzia che ciò che si farà sia buono. Lo stesso si potrebbe dire di un altro sentimento piuttosto a buon mercato, che è lo sdegno, l'indignazione. Dice Nietzsche che nessuno mente come l'indignato. L'indignazione, anche questa, è un meccanismo morale che ci permette di distaccarci da ciò nei confronti del quale noi siamo indignati, no? È come dire, con l'indignazione io mi metto in salvo perché stigmatizzo ciò per cui sono indignato e quindi io sono salvo e il male è esclusivamente appannaggio della cosa che mi indigna. E questa è fondamentalmente una menzogna morale, non è una verità. Cioè distaccarsi dal male e non riconoscerlo, almeno in parte come proprio, è un modo molto facile, direbbe il filosofo da anima bella, che separa se stesso dall'oggetto del male e separandolo si autogiustifica. È esattamente quello che in alcune scuole gnostiche dicono essere avvenuto con la creazione di Satana, e cioè non potendo essere Dio la fonte del male, occorreva che il male venisse incarnato in una figura esterna, fosse altro dal divino, ed ecco la figura dell'avversario, di Satana, e poi riprodotto un'altra volta, nei termini biblici, nella creazione della donna. Il peccato non può essere nella creatura preferita di Dio, cioè nell'uomo, e dunque si crea una peccatrice, quindi si crea un altro che diventa il responsabile del peccato commesso. È come sempre se noi volessimo distaccarci facilmente, no? Dal male da cui siamo posseduti, e l'indignazione è il modo più facile per accedere a questa autoassoluzione. Quindi questo teniamolo a mente, io lo tengo sempre a mente, quando io stesso mi indigno, ho detto attenzione, non sto forse realizzando questo stesso meccanismo ancora una volta, no? Cioè del distanziarmi da ciò che invece in realtà mi contamina. E poi potrei portare qualche piccolo esempio di usi retorici, diciamo, di diverso tipo. Uno, trovo
meraviglioso, potete trovarlo su Blob, credo che si, perché io l'ho visto lì, anzi mi è stato fatto vedere dalla mia fidanzata che mi ha detto guarda un po' cosa hanno fatto ieri a Blob, ed è una lettura del quinto canto dell'Inferno fatta da Pamela Villoresi in Senato. Vi do questa indicazione, non vi dico di cosa si tratta, perché però vi farete, penso, delle risate, perché lei legge il famoso pezzo in cui Minosse parla con, cerca di fermare il viaggio infernale di Dante e Virgilio, e siccome Dante dice stavvi Minos orribilmente e ringhia, lei ha pensato bene di ringhiare nel fare Minosse, con effetti comici. E anche lì, non lo faccio adesso, qualche volta lo faccio con degli amici, ma qui la platea è troppo vasta e imbarazzante per provare a fare questa, che alla fine, non so se vi ricordate, ricorda quel personaggio di Guerre Stellari, quello tutto peloso, che non parla ma manda quei versi. E tutto questo perché l'attore, l'attrice, in questo caso, insomma, pensa di doverlo recitare, mentre basterebbe leggerlo, no? E c'è già tutto lì dentro. Perché, mannaggia, quando gli attori leggono la poesia devono recitarla? Devono leggerla, devono consegnarla, riconsegnarla. Basta quello. E invece, ecco lì, il regno dell'enfasi, che fra l'altro, come in questo caso, è terribilmente letterale. Io ho detto, guarda che quel ringhia serve a fare rima con cinghia. È solo quello la ragione per cui Minos, perché poi dovrebbe ringhiare Minos? Non è mica un bulldog. E però, leggendo alla lettera, dice, oh, questo ringhia, mo ringhio pure io. Ma invece non è così, non è esattamente così. E altra cosa che penso si possa rivedere su Rai Play, è meraviglioso, io ne ricordo soltanto un piccolo frammento, è il servizio del TG1 quando abbiamo vinto, dico abbiamo, usando appunto quella cosa lì, la 4% alle Olimpiadi, e fu fatto un servizio che era da trascrivere, io non ho avuto il tempo materiale di farlo, dove però ricordo solo la frase che i quattro atleti meravigliosi erano gli skipper di se stessi, che questo vorrei veramente sapere cosa in tedesco. Ma perché non sembri che io me la prendo coi giornalisti, voglio ricordare questa ammirabile espressione il cui autore è un mio collega e amatissimo scrittore, che per dire che aveva vissuto la sua infanzia felice o comunque avventurosa a Napoli, e guardando il cielo la notte, diceva che aveva il cranio incrostato di stelle. Ecco, qualcuno pensa che questo sia poetico. Questo è l'equivoco di fondo, il cranio incrostato di stelle. Quando l'ho letto ho detto proprio, ma porca troia, ma che è sta roba? Per dire che guardavi il cielo la notte? Quindi, come dire, non è che ci sono delle categorie che vengano risparmiate, anzi, quelli che fanno proprio per mestiere, no, l'uso delle parole, perché è la loro vita, è la loro professione. Poi sanno anche come ingannare, diciamo, se stessi e ingannare il lettore con delle formule che possono suonare poetiche, appunto la cosiddetta falsa profondità. E questo invece ve lo devo leggere perché è un altro esempio ancora. Io in questo libretto ho sottolineato questi passaggi usando dei corsivi e dei punti interrogativi, purtroppo leggendolo non si può rendere questo fatto. È una recensione apparsa sul Fatto Quotidiano di una performance che l'attrice Tilda Swinton ha fatto qualche tempo fa a Roma. Vi leggo questo pezzetto. Tilda Swinton farà rivivere alcuni abiti di scena dei film di Pierpaolo Pasolini, indossandoli per un evento nello spazio espositivo del Mattatoio a Roma. Riporto quanto scrive sul Fatto Quotidiano Anna Maria Pasetti. Pronti? Spazio e tempo perdono le consuete dimensioni per entrare
in un universo che li sovrasta. Gli oggetti si svuotano del senso originario che li vuole immoti e silenti, come pezzi da museo, per acquisirne uno nuovo, dinamico, secondo una nuova narrazione, immaginifica e visionaria, reincarnata nella pratica evocativa e interattiva. Swinton si fa maestra di uno storytelling struggente, edificato sul proprio corpo di artista dalle diafane fattezze sovrumane, un ultracorpo immune dalla caducità materiale, eppure così intimo con la sacra materia. Anche qui io ho bestemmiato dopo aver letto questo, lo confesso. Vabbè, non volevo, potrei andare avanti, adesso non voglio rubare il vostro tempo, ma questa... Naturalmente io penso che ciascuno di noi, se si mette lì, non lo consiglio perché è un esercizio mentale pericoloso, potrebbe mettersi lì e ogni giorno, come ho fatto io, stilare, perché ogni giorno ce ne sono 3 o 4 di queste cose, meravigliosa trovo il surreale dialogo tra il vicepresidente della Camera e un giornalista, e lei diceva, Paola Taverna, vicepresidente della Camera, quindi non il mio garagista, ma che dice bisogna fare un presidente della Repubblica giovane, che abbia meno di 50 anni, intervistatore, ma non si può. E chi lo dice? Ma non è finita, non è finita perché il bello viene adesso. E chi lo dice? La Costituzione. Non attacchiamoci a inutili formalismi. Questo sono, ecco, perle di questo tipo. Uno potrebbe fare, capito, delle liste che non finiscono mai. Io penso che un po' di cautela andrebbe usata sempre, soprattutto da chi ha questi ruoli, insomma, no? Anche perché la retorica, qui adesso vorrei invece per un istante recuperare il nobile significato di questa parola, cioè l'arte del ben parlare, del ben scrivere, le leggi che la retorica stessa ha. Quando però questa tendenza immaginifica, questa tendenza anche a voler parlare, come dire, in modo popolare, in modo diretto, no? Con la gente, non è sorretto da una sufficiente consapevolezza, può essere molto rischioso per chi usa queste immagini. Io penso, per esempio, che il declino, l'apogeo e il declino di un uomo politico, peraltro molto civile, apprezzabile per molti versi, come era Bersani, com'è Bersani, si è cominciato col famoso smacchiare il giaguaro. Ho detto, oh no, quando ho sentito quella frase, ho detto, ma qui c'è qualcosa di che era appunto una metafora per me incomprensibile, ma che si è ritorta, ha cominciato a ritorcersi immediatamente sul suo creatore, no? O quantomeno su chi la utilizzava, perché le metafore sono delle brutte bestie, insomma, si devono essere calzanti, devono essere efficaci, ma sono sempre sull'orlo del ridicolo, quindi se sfondano, se vanno più in là, sono molto rischiose per chi le usa. La cosa che ho detto all'inizio del fatto della contraddizione di muovere guerra alle parole usando delle parole l'ho presa da un libro che ero convinto di avere letto, che ho portato qui con me, di un giovane genio, giovane sciagurato genio che era Carlo Michelstetter, La persuasione e la retorica. Pensavo di volerlo rileggere, perché uno pensa sempre che rilegge, invece poi leggendolo mi sono accorto che non l'avevo mai letto. Ne ho letto soltanto una decina di pagine in treno, venendo qua, sono rimasto folgorato. L'immagine appunto dell'essere costretti a combattere contro le parole, usando delle parole, è sua.
E qui trovate nel capitolo appunto dedicato alla retorica una definizione impressionante del meccanismo che ci spinge ad adoperarla, cioè la sensazione di essere impotenti nella conoscenza della verità e quindi di volerla surrogare con le parole, di volerla aggirare, una specie di volontà di potenza che ci fa pensare di poter accedere al sapere anche se noi sappiamo benissimo di non sapere, ma ci è sufficiente volerlo, ci è sufficiente aspirarvi per essere convinti di avere accesso alla verità. È molto doloroso questa constatazione che Michael Stetter fa, che proprio più si è impotenti, più si è dubbiosi, più si è incerti e più ci si vuole convincere al contrario di essere consapevoli, di aver avuto accesso alla verità. La retorica dunque è un surrogato, è una sostituzione della verità, suscitata appunto dal nostro bisogno di affermarci. Ecco, tutto quello che ho detto fino adesso potrebbe essere visto sotto il segno della volontà di affermazione di noi stessi. Noi, siccome non siamo, faccio l'esempio più banale che ho riscontrato negli ultimissimi tempi, nell'uso di molti, forse quasi tutti, il fatto che non ci sia più sufficiente dire, rispondere sì, ma avere bisogno del rafforzativo assolutamente sì. Perché? Non è sufficiente sì? Cioè sì non è già abbastanza chiaro? Evidentemente assolutamente no, perché è come se io avessi dei dubbi sulla mia capacità di essere significativo, allora devo premere quel pedale, devo spingere, devo aggiungere. Perché i presentatori televisivi adesso non dicono più buonasera, ma dicono buonasera, buonasera? Sempre, notatelo, sempre due volte, come se quel primo non fosse abbastanza. Allora, la sensazione è questa, la nostra insufficienza viene colmata con l'enfasi, viene colmata con la reiterazione, con la ridondanza. Appunto, per dire che guardo il cielo devo dire che ho il cranio incrostato di stelle, perché dire semplicemente guardare il cielo stellato, già è abbastanza retorico, il cielo stellato. No, evidentemente non ci basta. E lo dice molto chiaramente Michael Stetter in questo passaggio. Si riferisce agli uomini, qui è messo in terza persona, ma potremmo metterla in prima persona plurale, cioè con un noi. Così, poiché niente hanno e niente possono dare, si adagiano in parole che fingano la comunicazione. Poiché non possono fare ognuno che il suo mondo sia il mondo degli altri, fingono parole che contengano il mondo assoluto e di parole nutrono la loro noia. Di parole si fanno un impiastro al dolore. Con parole significano quanto non sanno e di cui hanno bisogno per lenire il dolore o rendersi insensibili al dolore. E in queste si affidano. Di parole essi tramano così un nuovo velo tacitamente convenuto all'oscurità. Quindi è molto, molto, ripeto, è un passaggio molto doloroso questo, in cui si dice che noi usiamo le parole per velare, non per rivelare, ma per velare la verità. Dice sempre Michael Stetter che è come essere ciechi che invece vogliono affermare con orgoglio noi vediamo. Cioè, questa è una. Quindi adesso trascendendo la situazione dell'attualità, trascendendo l'Italia, trascendendo, è proprio una condizione esistenziale, questa di ciechi che pretendono, perché lo vogliono, perché lo esigono, di vedere. Ecco dunque in cosa consiste il peccato della retorica, secondo me, che è il nostro peccato che tutti commettiamo. È un peccato che è fatto essenzialmente di due cose, di stupidità e di orgoglio. Mm-hmm.